Vi ricordate il Vangelo di domenica scorsa? C'era Giovanni Battista circondato da farisei, sacerdoti, leviti, tutti lì a chiedergli: ma tu chi sei? Spiegaci bene. E lui che rispondeva: non fermatevi a guardare me, alzate lo sguardo, per favore allargate l'orizzonte, perché Dio è più grande dei nostri progetti, il suo piano è più grande di quello che noi riusciamo ad immaginare. Lasciamoci stupire. Era il messaggio di domenica scorsa ed è proprio lo stile con cui leggere il Vangelo di domenica prossima. Perché succede qualcosa che stupisce. E Dio, quando manda il suo angelo Gabriele sulla terra, non lo manda alla corte dell'imperatore di Roma, lo manda in una delle periferie più sperdute dell'impero, un paesino di nome Nazareth, poche centinaia di abitanti, e la gente non aveva neanche casa, abitava in delle grotte naturali risistemate un po'. Immaginate la terra battuta, immaginate una stuoia, tutta la famiglia, gli animali, tutti lì. Ecco, in una casa così abitava Maria e in una casa così è andato l'angelo. La parola di questa quarta domenica di Avvento è il verbo accogliere. Non solo nel senso che Maria ha accolto l'annuncio dell'angelo, ma anche e prima nel senso che Dio mi accoglie così come sono. Viene a casa mia, è presente nella mia vita, per quanto piccola, semplice e imperfetta.